Salve, benvenuti da Nappino. Noi possiamo soddisfare qualunque vostro gusto con le pizze eccezionali. Allora mi raccomando, da Nappino a Santa Brigida vi aspetto, un salutone a tutti, ciao! La Romano Donato SRL è l'azienda che dal 1980 si occupa di coperture e rivestimenti in rame, alluminio o zinco titanio. Le coperture e le facciate in metallo garantiscono resistenza agli elementi atmosferici e bellezza unica. Operiamo su tutto il territorio nazionale. La nostra flessibilità ci permette di servire qualsiasi tipo di cliente e forma di progetto. Grandi interventi residenziali o commerciali, piccoli committenti privati, enti pubblici e associazioni. Chiamaci, saremo la tua risposta. Terranovese Tende, azienda leader del settore nella realizzazione ed installazione di tende da sole e tende da interno, avvolgibili con chiusure di sicurezza, zanzariere sia manuali che motorizzate. Opera da 15 anni a livello regionale. Il nostro team è in grado di garantire soluzioni per offrire ai clienti un prodotto di qualità ed un'assistenza qualificata 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Terranovese Tende, chiamaci, con noi la soluzione è garantita. Buonasera, buonasera amici di Teleregione, benvenuti a Primi Calci TV, la trasmissione della nostra emittente dedicata al calcio giovanile. Ovviamente parliamo del calcio giovanile in Toscana, di tutto ciò che succede durante il fine settimana. Faremo appunto il punto della situazione sui campionati regionali più importanti, anche con uno sguardo a quelli provinciali. Ovviamente non ci dimentichiamo anche dell'attualità e, come sempre, facciamo ospitiamo proprio voi, le società calcistiche, in studio per poter darvi giusto spazio, perché sappiamo benissimo quanta passione mettete appunto nel vostro lavoro. Anzi, invito ovviamente a contattarci proprio per venire ospiti all'interno dei nostri studi. A proposito di contatti, subito vi do appunto gli strumenti per poter interagire con noi: una casella email primicalcitv@teleregionetoscana.it, potete scriverci, così come potete scrivere anche attraverso Facebook, perché abbiamo una pagina ufficiale. Vi invitiamo a cliccare mi piace, a seguire così gli aggiornamenti della nostra pagina ufficiale, dove tra l'altro potrete trovare anche caricate le puntate di Primi Calci TV, oltre a YouTube, dove appunto dopo la messa in onda verranno subito caricate le nostre puntate. Come dicevo in precedenza, parleremo dell'attualità, ma come sempre facciamo, abbiamo degli ospiti molto molto importanti in studio. Allora io saluto e ringrazio subito il direttore sportivo di una delle società calcistiche più importanti dell'area fiorentina, cioè della Sales, e saluto veramente e ringrazio Marino Cialli, direttore sportivo. Buonasera. Buonasera. Grazie a voi. Ci sarà modo di parlare di quello che fate all'interno della vostra società. Parliamo dell'attualità grazie anche al lavoro di www.dilettantitoscana.it. Questa sera rappresentati in studio da Tiziana Alma Scalisi. Buonasera Tiziana. Buonasera Duccio, buonasera anche da tutta la redazione di Dilettanti Toscana, che come al solito ha lavorato veramente senza sosta nel fine settimana. E allora partiamo
proprio dalle classifiche, dall'attualità, da ciò che è successo. Abbiamo diviso l'attualità appunto in diverse categorie. Partiamo dagli juniores regionali, quindi andiamo un po' in ordine decrescente. I quattro gironi abbiamo preso in considerazione. Partiamo direttamente dal girone A con i risultati: il Seravezza e il Real Forte Querceta hanno vinto 2-1 in trasferta, risultati molto importanti perché comunque riescono a tenere la vetta della classifica. Prima di vederla la classifica, però, vi do quella che è la notizia più importante che riguarda il girone A, e cioè la radiazione della Fortis Lucchese, che è fallita, e quindi purtroppo è previsto di fatto un turno di riposo per ogni squadra che appunto avrebbe dovuto affrontare questa squadra nel proseguo del campionato. Vediamo anche la classifica, che dice appunto che Seravezza è prima più una sul Real Forte Querceta, hanno vinto entrambe come dicevo in precedenza, ci sono però delle squadre che inseguono, come vedete appunto il Ghivizzano Borgo Ammozzano a quota 16 punti in classifica, e poi il Forgor Marlia e il Urbino Taccola ovviamente che stanno dietro al gruppo di testa. Nel girone B invece sempre gli juniores regionali vincono tutte le formazioni in vetta alla classifica. Antignano Banditella Pro Livorno infatti finisce 1-2 col Pro Livorno che rimane in vetta alla classifica a 20 punti, ma rincorrono Cenaia e San Miniato Basso a 19 punti. San Miniato Basso vince in trasferta contro il Cuoio Pelli, mentre l'Asta perde contro il Cenaia che realizza ben 6 reti. Un'attenzione particolare al prossimo turno in cui si vedrà un match testa coda, perché il Pro Livorno aspetta in casa l'Asta, che è l'ultima in classifica, e i turni della prossima volta saranno Cenaia contro Gracciano e San Miniato contro Antignano Banditella. Quindi attenzione ai movimenti che ci sono appunto in classifica. Andiamo con il girone C, dove c'è stato un derby bellissimo, sempre molto sentito, a Firenze, tra Olimpia, Firenze e Sempianese. E allora io saluto e ringrazio Tommaso Trogu di www.dilettantitoscana.it, che di fatto è stato i nostri occhi su questo match. Tommaso, benvenuto. Ben trovato Duccio, un saluto a tutti. Buonasera Tommaso, allora ti chiedo di raccontarci in un minuto quello che è successo tra Olimpia e Settignanese proprio sabato pomeriggio. Beh, sicuramente una grande partita che non ha tradito le aspettative, d'altronde non può essere diversamente quando si affrontano due società di questo spessore. Una gara divertente, il risultato finale di 1-1 giusto, un pareggio giusto per quanto visto in campo, anche se per le tante occasioni create da entrambe le parti poteva finire con un punteggio ben più ampio, però appunto ripeto, il pareggio ci può stare. Ti chiedo Tommaso, prima di salutarti, chi sono stati i due migliori in campo, da una parte per la Settignanese e dall'altra per l'Olimpia Firenze? Diciamo che non è facile scegliere solo due giocatori, molti ragazzi hanno disputato una grande partita. Menzioniamo però i due marcatori per l'Olimpia: Gian Boloni, vero bomber della squadra di Mister Torrini, che ha realizzato il suo sesto gol in 9 partite, quindi numeri davvero importanti per lui. Per la Settignanese invece menzioniamo Nervini, autore del gol del pareggio. Lui che è, diciamo, l'uomo assist della squadra di Mister Gulli, ha coronato un grande inizio di stagione con il suo primo gol in campionato. Grazie Tommaso. Vi ringrazio voi, un saluto a tutti e alla prossima. Ringraziamo Tommaso Trogu di www.dilettantitoscana.it. Andiamo avanti Tiziana anche con il girone D, un altro girone molto molto avvincente degli juniores regionali. Subisce una battuta d'arresto il Grassina, che lo vediamo in vetta alla classifica a 23 punti perché si ferma contro l'Orange Chimera, la partita finisce 0-0. Attenzione però all'Antella 99 che fuori casa vince sul Subiano Capolona 1-2 e rincorre il Grassina, quindi si porta a 20 punti, basterà quindi una partita per muovere la classifica. Continuando con i match, Bibbiana Sinalunghese finisce 2-2, Cortona Camucia contro Alleanza Giovanile di Comano 1-0, Subiano Capolona contro, abbiamo detto, Antella 99. E per quanto riguarda, diciamo, le inseguitrici, abbiamo il Cortona a 18 punti, il Pontassieve e San Giovanni Valdarno a 16 e poi di seguito
si scende a metà classifica. Perfetto, grazie Tiziana. Rimaniamo a parlare degli juniores, questa volta però non regionali ma provinciali, perché nel girone C, girone di Firenze, c'è stata una partita molto molto interessante, un derby tra Limite e Capraia contro Vinci, finita 2-1 proprio per gli ospiti, che ora sono a quota 13 a metà classifica. Abbiamo l'opportunità, grazie al lavoro di Edoardo Antonini, sempre di dilettantitoscana.it, di sentire le voci dei due protagonisti proprio a fine gara. Sentiamo la voce degli allenatori. Allora dunque mister, che cosa è successo? Cioè, che cosa succede a questo Limite? Dopo un inizio buono, importante, da un po' di tempo a questa parte non riesce più a portare a casa il risultato o incorre anche in prestazioni che, diciamo, non all'altezza della situazione? Sconcertanti, direi. Non abbiamo più quella verve, quegli attributi che abbiamo avuto nelle prime partite. Entriamo in campo svogliati, non facciamo le cose basilari, cambi gioco, passaggi, non ci riesce niente. Poi sinceramente siamo anche un po', come si può dire, un po' sfigati anche sotto porta, non abbiamo quella voglia di buttarla dentro che serve, perché poi per il resto diciamo ci siamo, però è... Infatti anche oggi i primi 20 minuti con tante occasioni da parte del Limite, se fossero state messe a segno, concretizzate, magari la partita poteva prendere una piega diversa. Ah, sicuramente, oggi i primi 20 minuti abbiamo avuto due o tre occasioni che sinceramente speravo andassero dentro, però... E poi ecco, dopo questi 20 minuti importanti, che cosa è successo? È successo che avevamo il centrocampo un po', diciamo, in debito d'ossigeno, avevamo Coli che viene da tre giorni di antibiotici e quindi non ho avuto quella spinta a centrocampo che di solito il Coli mi dà e tutto quanto. Poi mancava il Pucci, avevo Regneri che non si era allenato tutta la settimana, quindi era un pochino... a corto di fiato. E dunque siamo qui con mister Simone Coccia della formazione Vinci Juniores, che ha appena vinto per 2-1 sul campo del Limite Capraia in una gara derby molto sentito. E quindi diciamo un po' quali sono le sue impressioni, come ha visto i suoi ragazzi e che vittoria è stata, insomma, molto importante sicuramente per voi. Una vittoria importante, si è giocato. La partita è stata equilibrata, tirata fino alla fine, ci volevano tre punti e insomma sono ottenuti. È stato contento dell'atteggiamento della sua squadra fin dall'inizio? All'inizio ho visto un po', magari fino ai 20 minuti, un po' sofferto il Limite, che ha avuto anche diverse occasioni, poi però alla fine alla distanza è uscita, il Vinci è uscito. Insomma. No, siamo partiti un po' in sordina, un po' calmi, poi il Limite ha fatto una buona squadra, davanti ci ha messo in difficoltà, in occasioni, e poi per fortuna si è trovato in gol, le cose sono un po' cambiate. Siamo andati bene, siamo ripartiti il secondo tempo con più grinta, voglia e mi è garbato l'atteggiamento della squadra nel secondo tempo. E ora quale, diciamo, che tipo di campionato si aspetta, diciamo, di fronte? Visto che per ora in questo inizio di stagione ha fatto vedere appunto molte buone cose e la sua squadra si trova in una posizione di classifica di tutto rispetto. No, noi si va avanti partita dopo partita, il nostro obiettivo è un altro, il nostro progetto è un altro e più in su si arriva meglio è. Complimenti ovviamente anche da Primi Calci TV all'allenatore della formazione di Vinci, in bocca al lupo sia al Limite Capraia che ovviamente a coloro che sono riusciti a vincere questa partita. È arrivato il momento, direttore Cialli, di entrare in casa della Sales, un posto che comunque a Firenze, anzi in Toscana, conoscono tutti, il campo sportivo della Sales, anche perché poi ci sarà modo dopo di parlarne per tante iniziative, eventi che organizzate. Io gli chiedo subito come è iniziato questo anno sportivo, questa stagione calcistica 2013-2014 e anche quelli che sono gli obiettivi della vostra società. Ma diciamo che quest'anno sarà un po' l'anno di ripartenza, in quanto la società attualmente non può disposare campionati a livello regionale,
abbiamo solo l'Unione Regionale, per quanto riguarda il settore giovanile che io curo particolarmente, che è un po' il mio settore, abbiamo campionati provinciali. Quest'anno abbiamo fatto una programmazione a lungo termine, nel giro di 3 anni, vorremmo, con la speranza che tutto vada per il verso giusto, centrare la vittoria di qualche campionato provinciale e reinserirsi come doverosamente spetta alla società che ha frequentato per diverse volte in campionati regionali. Io le chiedo, il suo curriculum è lungo, ex Olimpia, ex Belmonte, cosa porta con sé un direttore sportivo quando si muove da una società a un'altra e che cosa ha trovato alla Sales? Ma iniziamo dalla fine, diciamo così, dalla seconda. La Sales ha trovato una società con buone ambizioni, con un passato, come ho già detto, importante, però un attimino in decadenza, una società che forse per vari motivi che non sta a me elencare, ma che ha lasciato un po' trascurare l'organizzazione e la programmazione a livello calcistico del settore giovanile e aveva bisogno di una rinfrescatina. Io sono venuto alla Sales con molto entusiasmo, con la volontà di portare quell'esperienza che ho acquisito facendo, per mia fortuna, frequentando società importanti, campionati regionali di prime categorie, che cosiddetti gironi di merito come si chiamano adesso, e conseguentemente spero proprio con questa esperienza, con questa abitudine a frequentare certi quartieri, certi tipi di campionato, di far riportare anche la Sales a certi livelli. Grazie direttore, è arrivato il momento però di vedere il servizio che abbiamo realizzato proprio in casa della Sales. Chiediamo il permesso e andiamo a vedere cosa succede durante la settimana di allenamenti appunto nella società sportiva Sales. Vediamo. Siamo alla Sales nel cuore di Firenze, dietro Via Gioberti, un posto storico, nasce nel 1951 e nasce come polisportiva e ancora oggi non tradisce la sua fondazione. Volley ma soprattutto calcio. Siamo qui con il responsabile della scuola calcio Alessio Giovannelli che ci spiegherà gli esercizi che stanno facendo i ragazzi e che coniugano il ritmo, il tocco di palla e le tempistiche per poter giocare sempre meglio a calcio. Sì, appunto, qui abbiamo visto degli esercizi svolti dai nostri pulcini 2005 che fanno appunto calcio a 5, sono esercizi per stimolare la crescita nell'ambito della conduzione della palla, un esercizio fatto con appunto i 4 cinesini dove si va a coniugare il ritmo, il tocco di palla interno ed esterno del piede e per stimolare appunto l'apprendimento nella conduzione della palla, che è uno dei fondamentali appunto del calcio. I numeri, quest'anno si stanno sfiorando quasi 200 tesserati, quindi una scuola calcio che cresce. Sì, assolutamente, siamo cresciuti di diverse decine di unità rispetto alla stagione scorsa, siamo intorno ai 200 tesserati, dalle due squadre esordienti 2001 a 11 e 2002 a 9 fino ai piccoli amici allenati da Giovanni Giusti che sono i piccoli del 2007 e 2008, quindi l'ultimo anno di scuola materna. Di solito i gruppi quanti sono? Quanto il rapporto di numeri, insomma un allenatore con quanti ragazzi gioca? Allora, come diciamo la federazione ci consiglia, noi ci atteniamo abbastanza rigorosamente a quelle sono le indicazioni del settore giovanile scolastico che ci indica di fornire un istruttore ogni 10 bambini, in quanto a questa età loro lavorano esclusivamente, fanno tutti esercizi con il pallone e quindi per fargli crescere dal punto di vista tecnico, della tecnica individuale, e abbiamo nelle nostre fila anche Salvatore Esposito, secondo scudetto della Fiorentina, che nell'ambito dei pulcini e degli esordienti cura la tecnica individuale dei ragazzi. In un gruppo di bambini si vede già fin da piccolini chi ha la stoffa per diventare calciatore?
Beh, possiamo dire che anche qui buongiorno si vede dal mattino, però nella scuola calcio non possiamo trascurare o non portare avanti tutti i bambini, cioè noi dobbiamo mostrare assolutamente che abbiamo fiducia in ogni singolo bambino, perché se lui vede che non abbiamo la fiducia in lui non potrà riuscirgli bene l'esercizio, non potrà riuscire bene in gara. Il gioco, il riuscire del ragazzo è anche molto legato allo sviluppo, perché nella fascia esordiente, quando arrivano allo sviluppo puberale, diciamo, lì fanno il salto e si comincia a vedere chi può crescere in un certo modo e chi no. Grazie. Complimenti ovviamente a tutti coloro che lavorano nella società Sales. Dopo, direttore Cialli, ci sarà modo anche di tornare nuovamente in casa vostra. È arrivato però il momento di salutare e ringraziare un gradito ospite. Fabio Bresci, buonasera. Sì, buonasera a voi. Presidente ovviamente della Federazione Italiana Gioco Calcio per quanto riguarda la Toscana. L'abbiamo disturbata a Bresci perché sappiamo che sabato c'è un'assemblea molto importante. Invitate tutte le società sportive della nostra regione. Le chiedo che tipo di argomenti verranno trattati appunto in questa assemblea, che tra l'altro è annuale, se non mi sbaglio. Sì, prima di tutto tengo a precisare che noi l'assemblea, anziché in modo biennale come previsto dal regolamento, cerchiamo di le facciamo sempre annualmente, perché le riteniamo un momento importante di confronto, di spiegazione e poter anche reperire quelli che sono i suggerimenti che i dirigenti di società riescono sempre a dare, degli input importanti in occasione delle assemblee, sia regionali che anche poi quelle che facciamo provincialmente tutti gli anni. Ecco, questo lo riteniamo un passo veramente fondamentale per poter gestire una regione importante come la Toscana. Presidente, durante l'assemblea verrà sollevato anche il problema della violenza che si è verificata in questi ultimi 15 giorni, ci sono state 4 situazioni, una più grave di un'altra. Quindi se ne parlerà in corso di assemblea? Sicuramente le nostre assemblee sono sempre a tutto tondo. Bene, e quindi oltre che quello è previsto all'ordine del giorno, gli argomenti sono a 360 gradi. Sicuramente parleremo anche della violenza che non fa parte della nostra cultura, ovviamente. Presidente, buonasera, sono Marino Cialli. Ciao, buonasera. Ciao. Senti, ho letto con piacere che sei pronto a ricandidarti a guidarci ancora i prossimi anni, è giusto? Ma soprattutto non sono stanco, che ho ancora entusiasmo. Bene, poi vedremo, sicuramente sarà sempre da doversi confrontare con le società. Beh, ancora i tempi sono lontani, però una cosa che posso assicurare: se avesse dei cedimenti e delle stanchezze o delle noie, sicuramente sarei il primo a farmi da parte. Oggi per ora ho sempre l'entusiasmo del ragazzino e l'entusiasmo del dirigente che mi ha conosciuto anche quando ero nella società. Mi fa piacere, ti ringrazio, a sabato. Grazie, a sabato. Presidente Bresci, grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Ovviamente torneremo a disturbarla magari nel corso delle prossime settimane, anche per capire come appunto sia andata questa assemblea, ricordiamolo, sabato mattina, con tutti i rappresentanti delle società calcistiche toscane e ovviamente anche il comitato regionale della Toscana. Buonasera, grazie presidente. Grazie, vi aspetto, arrivederci. È arrivato il momento di prendere un break per Primi Calci TV. Abbiamo ancora tantissimo da proporvi, tante classifiche, tante cose che riguardano l'attualità, i giovanissimi, gli allievi. Abbiamo un collegamento e poi torneremo nuovamente con un altro servizio appunto in casa della Sales. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo qua con Primi Calci TV.
Salve, benvenuti da Annapino. Noi possiamo soddisfare qualunque vostro gusto con le pizze eccezionali. Allora mi raccomando, da Annapino a Santa Brigida vi aspetto. Un salutone a tutti, ciao! La Romano Donato SRL è l'azienda che dal 1980 si occupa di coperture e rivestimenti in rame, alluminio o zinco titanio. Le coperture e le facciate in metallo garantiscono resistenza agli elementi atmosferici e bellezza unica. Operiamo su tutto il territorio nazionale. La nostra flessibilità ci permette di servire qualsiasi tipo di cliente e forma di progetto. Grandi interventi residenziali o commerciali, piccoli committenti privati, enti pubblici e associazioni. Chiamaci, saremo la tua risposta. Terranovese Tende, azienda leader del settore nella realizzazione ed installazione di tende da sole e tende da interno, avvolgibili con chiusure di sicurezza, zanzariere sia manuali che motorizzate. Opera da 15 anni a livello regionale. Il nostro team è in grado di garantire soluzioni per offrire ai clienti un prodotto di qualità ed un'assistenza qualificata 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Terranovese Tende, chiamaci, con noi la soluzione è garantita. Torniamo in studio, Primi Calci TV, vi ricordo subito quelli che sono i contatti per interagire con noi, Primi Calci TV @ teleregionetoscana.it, la nostra casella di posta elettronica, e poi abbiamo anche una pagina Facebook dove potete appunto cliccare mi piace, diventare nostri fan e seguire ed essere aggiornati appunto su quelle che sono le puntate, gli ospiti in studio e temi di discussione della nostra trasmissione. Una rubrica fissa di Primi Calci TV è quella chiamata il protagonista della settimana, chiamiamo ovviamente la redazione di Primi Calci TV, seleziona il giocatore, il dirigente, l'allenatore che si è distinto per qualcosa durante il fine settimana calcistico. È un piacere davvero avere ospite con noi Alessandro Martinelli, attaccante delle allievi regionali Girone D della Lucchese. Buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Complimenti Alessandro, perché comunque la tua squadra è prima in classifica nel girone D, ha vinto 4-2 anche nell'ultima partita, hai segnato anche te, se non mi sbaglio sei a quota 5 nella classifica marcatori. Ti chiedo appunto di raccontarci un po' com'è stato questo inizio di campionato della tua squadra. No, è stato un inizio un po' così e così, cioè ci è stato chiesto di fare bene in questo campionato, che se era una delle squadre favorite, si è iniziato nel miglior modo, via, vincendole tutte tranne un pareggio con il capostrada, ma siamo soddisfatti, dai. E ci credo, dopo ovviamente questi risultati, in cima alla classifica del tuo girone, grazie anche ai tuoi gol. Allora Alessandro, ti chiedo un po' di descrivere quelle che sono le tue qualità, sia soprattutto dal punto di vista tecnico, e poi ti chiedo anche se c'è un giocatore tra quelli più famosi ai quali ti ispiri. No, io innanzitutto devo ringraziare la squadra che mi sta dietro. E poi sono un attaccante fisico e molto veloce. Poi non c'è un attaccante a cui mi ispiri, faccio bene e basta. In chiusura, prima di salutarti e di ringraziarti, ti chiedo un po' di svelarci quello che è il segreto della vostra squadra, se c'è qualcosa che ti ha colpito di più in questo inizio di stagione proprio del tuo gruppo, del gruppo in cui lavori settimanalmente e poi ovviamente riesci anche a portare durante il fine settimana i risultati. Ma una cosa che mi ha sorpreso molto è che siamo un gruppo molto unito, molto... si scherza, perciò anche la domenica le partite ci si arriva con tranquillità e ci si incoraggia uno con l'altro per fare bene e poi i risultati vengano.
Grazie davvero Alessandro e complimenti. Ciao, grazie. Rinnoviamo ovviamente i complimenti ad Alessandro Martinelli, attaccante allievi regionali girone D della Lucchese, e ovviamente ribadiamo anche complimenti a questa società che sta facendo benissimo non solo per quanto riguarda appunto il campionato degli allievi regionali. A proposito di questa categoria, è arrivato il momento di prendere in considerazione questi campionati, e allora grazie all'ausilio della grafica andiamo a vedere ciò che appunto è successo per quanto riguarda gli allievi regionali girone A, sicuramente un girone molto molto avvincente, così come potete vedere è arrivata una vittoria importantissima dello Scandicci contro l'Olimpia Firenze per 1-0, mentre c'è stato un pareggio tra Floria 2000 e Tau Calcio 1-1, sicuramente due squadre molto molto importanti in questo girone. Chiudiamo anche con un altro risultato, il Forco di Valdera appunto ha vinto 2-1 in casa contro il Jolly Montemurlo. Andiamo anche a vedere la classifica degli allievi regionali girone A, come dicevo in precedenza uno dei campionati sicuramente più interessanti. Guida ancora la Cattolica Virtus, 4 punti sopra il Tau Calcio che ha vinto come dicevo in precedenza, insegue invece a quota 15 la formazione di Forcoli, mentre a quota 14 c'è la Sestese. In coda c'è tanta lotta, tanta bagarre proprio per evitare la retrocessione tra i provinciali. Chiude il San Miniato per ora fanalino di quota a quota 1 punto, mentre poi 4 punti sopra ci sono appunto il Calenzano, il Jolly Montemurlo e lo Scandicci che come dicevo in precedenza comunque ha vissuto una bella fine settimana. Tiziana, andiamo avanti con gli allievi B. Allievi B regionali, dove continua a vincere la Sestese con ben 4 gol, quindi Sestese Cascina Valdera finisce 4-0, molte, molte reti in questo fine settimana perché Calenzano Floria 2000 finisce 0-4, Forcoli Valdera Olimpia Firenze 2-1, Jolly Montemurlo contro il Montelupo finisce 5-1. Per quanto riguarda la classifica, la Sestese è in vetta con 17 punti, segue il 3 squadre, Tau Calcio, Jolly Montemurlo e Floria, e a 14 punti si trovano la Cattolica e lo Scandicci. Per il prossimo turno la Sestese si troverà a giocare in trasferta sul campo dell'Africo, lo Sporting invece incontrerà il Tau Calcio, per quanto riguarda la Floria invece dovrà vedersela col Pontassieve, ma ancora i giochi sono molto aperti perché ci sono pochissimi punti di differenza tra le squadre. Sicuramente sono due gironi questi qui, girone A degli allievi e allievi B regionali molto molto interessanti, dove c'è una lotta e dove ci sarà una lotta continua per tutta la stagione per le posizioni di vertice, appunto come dicevo in precedenza. Ricordo nuovamente che tutte le classifiche, i risultati aggiornati dei campionati regionali e anche dei campionati dilettantistici della nostra regione possono essere trovati su www.dilettantitoscana.it, uno strumento utile proprio anche per gli addetti ai lavori. Anche lei direttore immagino che vuole subito sapere praticamente in tempo reale ciò che succede fuori dal campo della Sales, ovviamente. Direi sì perché è importante già avere una proiezione in prospettiva anche su quelle che sono le squadre magari uno deve incontrare e i risultati fatti l'ultima settimana, l'ultima stagione. In questo però se mi permetto, le società sportive sono un po' indietro, insomma, in fatto di comunicazione, lavoriamo ancora col vecchio fax, è un problema questo, no? È un problema, secondo me ancora non siamo adeguati con tutte le, secondo le esigenze attuali, perché con il progresso che c'è stato anche a livello informatico potremmo sicuramente essere molto più, diciamo così, solerti, più, anche più propositivi. Lo riscontra anche la nostra società, c'è un po' di lentezza. Io credo che tutte le società dovremmo adeguarci quanto prima, metterci al passo un po' con quelle sono le esigenze. Fare poi un lavoro di squadra, no? Sì, perché esatto. Voi e noi comunque esatto, facciamo esatto. Parte della stessa, esatto. Della stessa non squadra. A livello personale, perché io do massima disponibilità, però mi accorgo che purtroppo ancora siamo dei passi indietro e spero proprio che si possa adeguarsi con quelle sono le esigenze attuali. Sicuramente saranno fatti dei passi in avanti anche da questo punto di vista. Torniamo però a vedere come si lavora appunto in casa della Sales. È arrivato il momento di parlare di numeri uno nel vero senso della parola, e cioè i portieri. Abbiamo realizzato un servizio veramente molto molto interessante con chi i portieri li allena durante la settimana, perché è un ruolo difficilissimo, un ruolo particolare. Allora andiamo a vedere proprio questo servizio, poi lo commentiamo in studio direttamente con il direttore sportivo della Sales Ciali. Sì.
Siamo con due allenatori di portieri, con Ennio Quintavalle e con Lorenzo Fattori, due figure importanti. Il maestro Quintavalle è un allenatore specializzato per la scuola portieri e allena i ragazzi, i giovani, i bambini più piccoli, mentre dai giovanissimi regionali fino alla prima squadra il salto di qualità viene fatto con Lorenzo Fattori. Chiediamo che differenza c'è fra un allenamento che viene fatto a un calciatore e un portiere. La parola stessa indica un pochino la diversità della cosa, perché un giocatore di calcio, cioè un portiere di calcio, specialmente un bambino piccino, la cosa essenziale è quella di inserirlo in seno alla squadra, per cui il ragazzo deve iniziare prima di tutto a sapere gestire un pochino la palla con i piedi, perché oggigiorno un portiere è un secondo libero e lavora anche con i piedi. E dopodiché, finito questi esercizi, li prendo io per insegnargli i primi movimenti sulle raccolte, il tuffettino, il ginocchio, un pochino, ecco, e si cerca di dargli quell'input giusto perché a quell'età hanno un cervello che capiscano subito il 100%. Ho dei bambini che sono bravi, c'è un 2006 che è la fine del mondo, ecco, perché c'ha questo DNA nel suo cervello, che questo è nato portiere e sicuramente diventerà un portiere per capacità, c'ha tutto per il momento. Poi dopo chissà, prima di tutto l'importante è insegnare un attimino la coordinazione nei movimenti, perché si parla di ambidestrismo, come io prendo un pallone, raccolgo la palla da una parte, cerco in maniera giusta di farla anche dalla parte opposta. Che gli si insegna le cosine più semplici, lavorando a secco senza pallone, dopodiché gli diamo un pallone in mano, poi glielo ridiamo noi nei vari esercizi, però l'importanza è la coordinazione dei movimenti, quello è l'essenziale della cosa. Poi piano piano si va su col tuffettino in ginocchio, comunque ho dei bambini che sono bravi, ecco, a fare anche cose più grandi di loro, anche se sbaglio. Se sbaglio a fargli fare certe cose, però me le fanno correttamente e io tiro avanti lo stesso. Lorenzo Fattori, se ci spiega qual è il salto di qualità che va fatto fare a un ragazzo quando si diventa, insomma, si entra in una categoria in cui si gioca, ci si confronta quindi anche con un avversario e con delle situazioni potenzialmente, non dico pericolose, ma insomma si entra in partita. Siamo più in un contesto di situazione di gara, pertanto il portiere evoluto ha grande differenza rispetto al piccolo portiere, perché il portiere piccolo, come diceva appunto il mister Quintavalle, impara le basi, impara le prime cognizioni motorie, la motricità di base, la coordinazione, il gesto. Il portiere grande conserva ovviamente queste priorità che sono fondamentali, però chiaramente le mette in un contesto di gara, o comunque anche l'allenamento è sicuramente molto più proiettato, oltre che alla plasticità del gesto, ma anche all'efficacia. Il portiere piccolo, diciamo, deve fare un gesto pulito e se non riesce si ripete, si ripete, si ripete. Il grande invece arriva già a quel gesto, comunque deve essere efficace, perché poi alla fine l'obiettivo è quello di salvare la porta. Pertanto se anche la parata non è bella, non è reale, non è plastica, ma è efficace, alla fine noi comunque sia l'obiettivo è stato raggiunto. Pertanto l'inserimento, qual è il salto di qualità? È avere delle grandi componenti intellettive, delle grandi componenti fisiche, delle grandi capacità tecniche sviluppate chiaramente poi da piccoli. Complimenti a chi cura lo sviluppo, l'educazione anche e gli allenamenti dei portieri durante la settimana. Dicevo in precedenza, un ruolo unico nel suo genere per quanto riguarda il mondo del calcio, direttore Sciagli. Ma è vero che in porta da piccini ci vanno i giocatori, diciamo, che con i piedi non sono così dotati? Ma è ancora vero? In questi ultimi anni è cambiata un po' la situazione. I ragazzi sono più, c'è più una predisposizione al ruolo, a accettare di fare il portiere, lo fanno volutamente. Molti anni addietro magari si trattava più di individuare il ragazzo che fisicamente stava bene in porta, riempiva bene la porta e che magari aveva meno dimestichezza con il pallone tra i piedi.
Devo dire però che questi ultimi anni, anche proprio grazie al lavoro di questi maestri, come abbiamo visto, sia di Quinta Valle che di Fattori, c'è molta più voglia, più iniziativa da parte dei ragazzi per fare il portiere. Questo ne guadagna sicuramente il ruolo. Sicuramente, tra l'altro il portiere è un ruolo in cui anche il talento si vede fin da subito, il talento, la predisposizione si vede fin da subito. Allargando un po' il discorso, ovviamente anche agli altri ruoli, le chiedo da direttore sportivo, dall'esperienza che ha, che tipo di attenzione c'è da parte delle società professionistiche, parliamo della nostra regione soprattutto, verso appunto società come la sua? Non so se c'è una rete di osservatori che vengono a seguire quello che fate, soprattutto lo sviluppo dei ragazzi. Ma devo dire che c'è una buona attenzione da parte delle società, anche le più vicinorie, perché fortunatamente si accorgono che alla base si sta facendo anche un lavoro importante di curare proprio certi aspetti, sia tecnici che anche educativi, e conseguentemente sono sempre più sollecitate le società professioniste a venire nelle realtà locali a vedere come si lavora e a interessarsi soprattutto a cercare tra virgolette il campioncino, anche se prematuramente, e questo voglio sperare che si rifletta poi anche in un futuro, cercando di avere più, mi passi il termine, prodotto i giocatori locali anziché dover andare a cercare sempre all'estero, come succede purtroppo negli ultimi anni, trascurando proprio i settori giovanili. Sì, questo è un tema di strettissima attualità che ovviamente deve essere affrontato, appunto, come diceva lei direttore, fin dai primi momenti in cui una società lavora sui più piccoli. Torniamo a parlare però delle classifiche e dall'attualità, perché siamo rimasti in debito con voi dei campionati giovanissimi. Allora Tiziana, partiamo proprio dal girone C, andiamo a vedere ciò che è successo sabato e domenica. Allora, nei giovanissimi girone C vince il Santa Firmina e contro il Belmonte 3-1, Africo Malisetti Tobianese finisce 2-1, Arno Laterina Pianese 5-1, quindi tante reti nel fine settimana, Calenzano Aquila Montevarchi finisce 0-2, Isolotto Rinascita Doccia 0-2, Orange Chimera Bibbiena 3-1. E per quanto riguarda appunto la classifica, intanto finiamo di dire le partite: c'è Santa Firmina Belmonte 3-1, Poliziana Firenze Ovest 1-3 e Zenit Autax Pontassieve 0-1. Per quanto riguarda, dicevo, la classifica, Santa Firmina è in vetta a 20 punti, segue l'Africo a 19, Arno Laterina a 18, Malisetti 15 e Pontassieve 14, quindi una partita potrebbe scombinare un po' le carte di questo girone, che ancora non ha visto una fuga in vetta. Sì, un girone molto equilibrato, così come è equilibrato il girone D, sempre della categoria giovanissimi regionali, equilibrato soprattutto verso l'alto. Allora, prima vediamo i risultati, poi andiamo a vedere anche la graduatoria parziale. San Marco Avenza ha vinto 3-1 anche in questa giornata di campionato, come potete vedere appunto dalla grafica. Il risultato comunque più sorprendente è la vittoria netta per 4-1 in trasferta della squadra di Giovani Vianova in casa del Pescia Uzzanese, una gara che si è giocata appunto nello scorso fine settimana. Andiamo avanti anche con il risultato che potete vedere in grafica, 4-0, risultato abbastanza sorprendente anche per il Pistoia Nord che ha battuto appunto il Lucca 7. Per una classifica che vede ancora il San Marco Avenza primo in classifica, quota 18 punti, ci sono due squadre che inseguono, Giovani Vianova e Lido di Camaiore a quota 16. Vi raccontavo appunto prima di un girone equilibrato soprattutto verso l'alto, e infatti subito a un punto sotto ci sono altre due squadre, Sporting Massese Romagnano e poi Pescia Uzzanese a quota 15. In coda invece c'è tantissima bagarre con tante squadre raccolte appunto in pochissimi punti. Prima di dare gli appuntamenti con i match di cartello del prossimo turno, Tiziana, torniamo in casa della Sales, perché voi appunto di dilettantitoscana.it seguite sempre anche tutti i tornei, se non mi sbaglio proprio la formazione, la società del direttore Cialli ha un torneo molto molto importante, vero? Il torneo è la Domo Cup, vero? Sì. Che avviene a maggio, quindi ci spieghi un po'... Chi partecipa, esatto, e che importanza ha poi soprattutto? Dunque, il torneo è alla quinta edizione intanto, la prossima sarà la quinta edizione appunto nel maggio del 2014, partecipano tutte le squadre professionistiche italiane, prevalentemente anche qualcuna straniera,
è articolato su due gironi di quattro squadre. Evidentemente tra le squadre professioniste c'è anche una squadra dilettantista, la Sales, che organizza il torneo. Un'altra squadra dilettantistica che parteciperà a questo importante torneo professionistico viene eletta da un precedente girone di qualificazione fra le squadre dilettantistiche. Il torneo è a livello le squadre dilettantistiche sono toscane, italiane, perché sono anche squadre di Milano, di Roma, perfetto, un po' da tutta la regione. Quindi un'importantissima vetrina anche per i ragazzi. Si tratta di un torneo a livello esordienti secondo anno, dove la vincente di questa prequalificazione, diciamo così, a livello di dilettantistico, accede al torneo dei professionisti. Il torneo dei professionisti, come ho detto, si svolge in maggio e soprattutto la cosa importantissima è che il ricavato dell'intera manifestazione viene devoluto a favore della Fondazione Borgonovo. E questo direi ci gratifica molto, perché ci teniamo insomma a questa importante manifestazione a favore insomma soprattutto a scopo benefico. Sicuramente per raccogliere fondi a favore della ricerca contro la SLA, ancora una volta insomma la Sales non solo lavora per migliorare dal punto di vista tecnico, ma lavora anche per la solidarietà e per la beneficenza. È arrivato il momento di individuare i match di cartello del prossimo turno, come sempre facciamo a Primi Calci TV. Vi ricordiamo le tre partite da non perdere. Parto io, Tiziana, poi ti do subito la parola. Lievi regionali, girone A, Tau Calcio, Cattolica Virtus. Forse questo è il big match in assoluto del fine settimana per quanto riguarda la nostra regione. Prima contro seconda, dietro tutte sperano ovviamente in un pareggio tra due squadre che però ancora non hanno mai perso in campionato. Vi daremo conto poi nel corso della prossima puntata del risultato finale. Lo Scandicci invece se la vedrà contro l'Olimpia Firenze per quanto riguarda i giovanissimi regionali del girone A. Lo Scandicci in particolare sta vivendo un ottimo momento e in vetta c'è soltanto il margine coperta, quindi sta lottando per poter raggiungere proprio la prima posizione. L'ostacolo però non è da poco, perché l'Olimpia Firenze ha realizzato ben 22 reti e al momento ancora non ha mai pareggiato, quindi insomma è una grossa sfida quella che aspetta lo Scandicci per potersi poi piazzare in prima posizione. Chiudiamo con il prossimo match di cartello, andiamo tra i provinciali, categoria giovanissimi, provinciali Firenze, girone A, Grevigiana contro Valdarno Football Club, uno scontro diretto al vertice anche questo. Vi do subito due numeri per farvi capire l'importanza di questa partita, perché il Valdarno Football Club non ha mai perso dall'inizio del campionato e soprattutto ha realizzato 30 gol, stabilendo un record assoluto, aggiungendo anche poi dopo i gol subiti, che sono soltanto due. Quindi una differenza reti mostruosa, 28 gol di differenza reti per la formazione del Valdarno, che appunto deve provare a difendere questo record proprio nel corso del prossimo fine settimana in casa della Grevigiana, appunto in Chianti. È tutto per quanto riguarda la nostra trasmissione di Primi Calci TV. Andiamo con i ringraziamenti, davvero grazie per aver accettato il nostro invito, al direttore sportivo della Sales Marino Cialli, grazie. Ringrazio voi e tutto il pubblico che ci ha seguito. Ovviamente complimenti a tutti coloro che partecipano alla vita quotidiana della società sportiva fiorentina della Sales, che vi abbiamo raccontato anche e soprattutto grazie al lavoro di www.dilettantitoscana.it. Grazie davvero, Tiziana. Grazie a te, Duccio, e vi invito a scrivere a info@dilettantitoscana.it per segnalarci o il giocatore della settimana, la partita della settimana, o comunque a mandarci tutte le informazioni relative alle vostre squadre. In chiusura vi ricordo la casella email primicalcitv@teleregionetoscana.it, la pagina Facebook Primi Calci TV, dove potrete trovare le puntate e soprattutto dove potrete anche condividere con noi le immagini, i gol, tutto ciò che ritenete possa essere poi selezionato e appunto mandato in onda durante la trasmissione di Primi Calci TV. L'augurio di una buona serata con i programmi di Teleregione. Buona serata.
Salve, benvenuti da Annapino. Noi possiamo soddisfare qualunque vostro gusto con le pizze eccezionali. Allora mi raccomando, da Annapino a Santa Brigida vi aspetto. Un salutone a tutti, ciao! La Romano Donato SRL è l'azienda che dal 1980 si occupa di coperture e rivestimenti in rame, alluminio o zinco titanio. Le coperture e le facciate in metallo garantiscono resistenza agli elementi atmosferici e bellezza unica. Operiamo su tutto il territorio nazionale. La nostra flessibilità ci permette di servire qualsiasi tipo di cliente e forma di progetto. Grandi interventi residenziali o commerciali, piccoli committenti privati, enti pubblici e associazioni. Chiamaci, saremo la tua risposta. Terranovese Tende, azienda leader del settore nella realizzazione ed installazione di tende da sole e tende da interno, avvolgibili con chiusure di sicurezza, zanzariere sia manuali che motorizzate. Opera da 15 anni a livello regionale. Il nostro team è in grado di garantire soluzioni per offrire ai clienti un prodotto di qualità ed un'assistenza qualificata 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Terranovese Tende, chiamaci, con noi la soluzione è garantita.